Buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura occupiamoci dei 24 anni passati dalla strage di Capaci. Oggi al carcere del Lucciardone di Palermo, la cerimonia per ricordare le vittime della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta, tutti pugliesi. Forte appello dalla legalità del capo dello Stato Mattarella. In servizio. 23 maggio 1992, 23 maggio 2016, sono passati 24 anni dalla strage di Capaci, quando sull'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi si portava a Palermo perse la vita il giudice Giovanni Falcone, direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicido, tutti pugliesi. Lunedì il cuore degli eventi è stato Palermo, chiama Italia, al carcere del Lucciardone nel capoluogo siciliano, dove si sono ritrovati 50.000 studenti di tutto il paese. Realizzato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, si è estesa toccando anche città italiane in cui cittadini e studenti erano presenti per dare testimonianza del loro impegno per la legalità. Era presente anche il ministro dell'Interno Orlando, il quale ha detto che la mafia è dura da combattere. Forte appello in un messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha detto che da quella strage vi è una civiltà nuova e diversa che guarda con occhi più importanti al progetto di legalità. Mimmo Siena, Speciale News. Passiamo alle notizie dall'estero. La Compagnia Nazionale di Servizi alla Navigazione Aerea ha indirettamente smentito le dichiarazioni di un ministro greco negando che l'Egypt Air abbia compiuto busche pirate prima di inabissarsi nel Mediterraneo giovedì scorso. I resti umani recuperati in mare forniranno elementi utili per risalire alla origine del disastro. Lo ribadiscono vari siti egiziani. Sebbene queste parti siano piccole, fanno sapere ci saranno delle indicazioni utili sul modo in cui sono morte le vittime. Adesso occupiamoci di sport, basket. Si ferma in semifinale l'avventura della cestistica a San Severo. Domenica battuta 85 a 82 da Pescara. I servizi. La corsa verso la Serie B si ferma per la cestistica a San Severo. Al Pala Elettra di Pescara i gialloneri di Piero Coen sono stati sconfitti per 85-82 dall'Amatori Pescara, al termine di una gara agonisticamente combattuta da entrambe le parti. La partenza dei padroni di casa è arrembante e San Severo trova fatica a cercare di restare in scia, pur tuttavia cercando qualche buona giocata. Al fine primo quarto, avanti gli abruzzesi più 6, 23-15. Nel secondo sale in cattedra San Severo, che con i Kanji, che deve sobbarcarsi la pesante assenza di Guarisa fuori per infortunio unitamente a Scarponi, si avvicina agli abruzzesi sul 22-28. Coach Salvemini chiama timeout ed indica ai suoi di mantenere compattezza e determinazione, fattori questi che saranno importanti nel proseguire della gara. Ma i gialloneri di Coen, anche senza il loro punto di forza, spaventano i rivali e all'intervallo lungo chiudono a meno 1, 39-41. Gli ultimi due quarti è una rincorsa punto a punto che tiene con il fiato sospeso le due tifoserie fino agli ultimi secondi della gara, con la tripla di Pepe che sancisce la vittoria abruzzese e la sconfitta di San Severo che chiude la stagione a testa altissima, con la consapevolezza di poterci riprovare nella stagione successiva. Mimmo Siena, Speciale News. Avanti, occupiamoci adesso della vicenda legata a Salvatore Girone, perché la Farnesina ha reso noto che il nostro paese ha presentato alla sezione feriale della Corte Suprema indiana la richiesta di attuazione urgente della decisione del Tribunale dell'Aia per consentire il rapido rientro in patria di Salvatore Girone. Secondo il Tribunale, Italia e India sono chiamate a cooperare per definire al meglio le condizioni e le modalità del rientro e della permanenza del Marò italiano. Ricordiamo che in Italia già c'è Massimiliano, l'attore che si sta curando per un ictus che ha avuto proprio in India. La data dell'udienza della Corte Suprema indiana è stata fissata per giovedì 26 maggio. Adesso torniamo ad occuparci di basket ed in particolare del dopogara di Allianz Udas Zanella Basket Cefalù. Abbiamo raccolto l'intervista con il capitano della formazione biancazzurra Ofantina, Guglielmo Serazzi. Sentiamo.
Serazzi, capitano dell'Allianz Udas, un compleanno amaro per te, con una sconfitta con un livello di gioco anche al di sotto delle aspettative, ma avete cercato veramente di tutto per riuscire a stare vicino a Cefalù. Hanno meritato loro, hanno fatto un'ottima partita, ci sono stati superiori in tutto, dal primo all'ultimo minuto, quindi non c'è niente da dire, niente da recriminare, sono stati più forti, noi siamo stati meno cattivi, siamo stati mobili, a sprazzi, basta pazienza, chiudiamo e pensiamo alla prossima. Ma dall'altro poi il merito di Cefalù è quello di aver adottato una tattica difensiva che vi ha reso davvero molto in difficoltà. Il merito di Cefalù è aver costruito, allestito una squadra forte che tutto il campionato ha perso una sola partita e in questa fase a gironi non ha mai perso, quindi il merito di Cefalù è della società e dei tifosi e di tutti i giocatori che vanno in campo, che sono un'ottima squadra, sono forti. Obiettivo adesso è cercare di riagguantare il secondo posto e adesso c'è una trasferta difficile tra una settimana a Pozzuoli. L'obiettivo è vincere a Pozzuoli, se è rimasta quella, vinciamo a Pozzuoli o ce ne andiamo tutti a casa. Siamo consci di questo e faremo il possibile per andare a scambiare con Pozzuoli. Tutto per questa sera, per il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9, a tutti un buon proseguimento di giornata.